Ma dico, perché devono essere toccati gli enti che funzionano sul territorio, che sono tra i più virtuosi a livello nazionale? Perché le Camere non incidono sulla spesa pubblica. Quindi a livello di reinvestimento sul territorio abbiamo le aziende speciali, noi che facciamo servizi all'impresa a 360 gradi, come riconoscimento del marchio sul territorio, come servizio di certificazione, come pubblicazione dei dati del registro imprese sul territorio. Anche questa cosa qui, con l'articolo 9 previsto dal DDL 90, viene assorbito e viene integrato a livello ministeriale. A livello ministeriale, quello che può essere la pubblicità di un registro imprese di Bergamo, che dopo pochissime ore dall'emissione di un decreto di sequestro pubblica i dati direttamente in Visura all'imprenditore, per cui diamo immediatamente pubblicità alla notizia concreta. Quindi questa cosa pena esclusivamente, pesa tantissimo a livello del territorio. Chi è che ne paga le conseguenze? I cittadini, che un sequestro se lo vedono pubblicato chissà quando, dopo che gli abbiamo dato il contentino e la possibilità di reindirizzare, di cambiare, di vendere tutti i beni che sono sequestrati a qualcuno che ne potrebbe fare uso, ok? I dipendenti, che abbiamo un contratto bloccato dal 2009, quindi ci sono state almeno quattro manovre finanziarie. Noi stiamo pagando da sempre. Aumento dell'accise della benzina, aumento del pane, aumento del caffè, i trasporti, tutto. Il nostro stipendio è rimasto sempre uguale. Ok? Chi è che viene penalizzato? La fascia giovanile, la consulenza all'impresa giovanile, alle imprese delle donne. Che cosa viene a mancare sul territorio? Il reinvestimento che noi prendiamo ed incassiamo in forma di diritto annuale e lo reinvestiamo nella piccola e nella media impresa. Quindi un danno enorme a livello di territorio. La grande impresa però è quella che dirige i conti e gli accordi con il governo, perché Renzi fa gli accordi con le grosse associazioni di categoria, con Confindustria. Quindi la pubblica amministrazione e nello specifico le Camere si possono anche autoriformare, ma non eliminiamo le istituzioni, le funzioni istituzionali che abbiamo sempre mantenuto e che abbiamo rappresentato e svolto in modo eccellente, perché il registro imprese delle Camere di Commercio è un disegno eccellente che ci viene invidiato dall'Europa e anche dall'America.